Buonasera a tutti gli appassionati di bocce, ben ritrovati negli studi di Avelia HD. Sono sempre come tutti i giovedì qui in compagnia con Giorgio Macellari, giornalista detto stampa FIB Lombardia. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao Alex, ciao, ben ritrovato. Sono sempre molto felice di stare qui con voi in questo format davvero sempre assai interessante. Esatto Giorgio, grazie. Questa sera in questo speciale Boccia Appunto abbiamo l'onore di avere un capitano, però insomma presentacelo tu. Sì, io lo faccio volentieri, anche se in questo caso forse avresti dovuto farle tu la presentazione, perché insomma lo conosci molto meglio di quanto lo conosca io. È un giocatore, come hai detto tu, il capitano di Bigasio Villafranca, ha 42 anni, è originario di Palermo, stiamo parlando di Gaetano Miloro. Benvenuto! Ciao Giorgio, ciao Alex, intanto grazie ad entrambi per l'invito e quindi è un piacere essere con voi questa sera. Ma figurati, il piacere è nostro. Voglio subito partire con facendoti una domanda che riguarda appunto le tue origini e i tuoi trasferimenti, diciamo così, al nord, no? Che cosa ha significato per te passare appunto, andare via da Palermo e arrivare a Pesaro, se non ricordo male, grazie a Oscar Ripanti, poi magari ne parleremo, a 19 anni? Che cosa ha significato? Ci vuole anche un po' di coraggio, è stato così per te? Sì, diciamo Giorgio, ci vuole un po' di coraggio, però siccome la passione per le bocce è sempre stata la mia passione più grande, no? E quindi sin da piccolo, quando ogni tanto andavo fuori a fare qualche gara nazionale, no? Fuori dalla Sicilia, mi sarebbe sempre piaciuto poter competere, ecco, a livello nazionale con giocatori più bravi, più esperti, e quindi questa era una cosa che se stavo rinchiuso nella mia regione, nella Sicilia, era una cosa che non avrei mai potuto fare. E quindi, finita la scuola, è arrivata questa occasione e onestamente, poi tanto coraggio no, perché era una cosa che volevo sin da piccolo, quindi ho preso la palla al balzo e c'è stata la chiamata di Ripanti Oscar, che poi per me è stato come un padre in questi 20 anni, e poi alla fine è stata comunque la scelta, penso, più giusta. Fatta da me. Senti Gaetano, siccome altri mi hanno parlato di Oscar, no? Che è morto purtroppo lo scorso anno, se non ricordo male, comunque insomma non da molto, me ne hanno parlato in tanti e me ne hanno parlato tutti molto molto bene, come di un grande appassionato del nostro sport, davvero un dirigente e anche giocatore di ottimo livello. Quindi è stato lui a darti questa possibilità di aprirti la tua strada nel nostro sport. Sì, Giorgio, è stato Oscar. Io non smetterò mai di ringraziarlo e di portarlo nel cuore, perché ripeto, per me Oscar è stato tutto, è stato un dirigente di società, è stato il mio presidente quando sono arrivato a Pesaro, no? Che fece la Ripanti Bocce. È stato un papà adottivo, io l'ho sempre chiamato come un papà adottivo. Oscar era un grande appassionato, mi ricordo quando vincevo una gara, dopo 5 minuti, io non so come lui faceva a saperlo, mi chiamava e era il primo sempre a congratularsi con me, no? Subito la sua chiamata e mi ricordo sempre complimenti Passerotto, perché lui mi chiamava Passerotto, Bomberino. Complimenti Bomberino, e mi diceva sempre: io tanto te lo dico sempre che sei il numero uno, che sei il più forte. Vabbè, lui comunque era sempre di parte, quindi la sua scomparsa, ti devo dire Giorgio, è stato un duro colpo per me. Ancora adesso sento la sua mancanza, no? Le sue chiamate, i nostri discorsi, e quindi è come aver perso un padre. Capita, diciamo, abbastanza di frequente, no? Nel nostro mondo, davvero uno dei valori, abbiamo affrontato questo argomento anche in altre interviste, uno dei valori fondanti dello sport delle bocce è proprio questo aspetto, no? Legato ai sentimenti, ai rapporti, alle amicizie che si creano, ai rapporti stretti, no?
con i compagni, con gli avversari e con i dirigenti, no? Perché poi insomma si gioca uno sport che a tutti noi piace e quindi c'è questa soddisfazione di condividere una cosa importante. È vero, sì, verissimo. Ti lascia anche tante amicizie, sia come dicevi tu, sia a livello di compagni, a livello di avversari. Comunque noi tutte le domeniche giriamo l'Italia, no? E siamo sempre quelli a vederci. E vuoi o non vuoi, comunque da avversari si diventa anche amici fuori dal campo. Poi, per carità, in campo, giustamente, si è avversari, però è uno sport che ti lascia anche tante amicizie nel proseguo della propria carriera, diciamo. Senti, prima di passare il microfono ad Alex, perché insomma, come ho detto prima, lui ti conosce anche molto meglio di quanto ti conosca io, però volevo chiederti, siccome prima hai detto, no, che Oscar ti diceva insomma che sei il numero uno e sei un giocatore veramente molto importante, e lo sei, e i risultati lo dimostrano. Qual è la tua sensazione? Cioè tu, ecco, nel circuito, dove ti vedi? Cioè ti vedi, che ne so, fra le prime 10 posizioni, fra le prime 20, ti vedi vicino ai migliori oppure no? Ma Giorgio, non so, è una domanda alla quale non saprei risponderti, ti dico subito perché. Perché diciamo che nella mia attività boccistica, no, in questi 20 anni, quello che forse mi è mancato rispetto a tanti altri campioni che sono sempre ai massimi livelli è la costanza. Magari all'inizio è dovuta più alla mia pigrizia, no? E negli ultimi anni è dovuta più ai miei problemi fisici, no? Che ogni tanto si fanno sentire. Ecco, quello mi è sempre mancato, la costanza, perché, e se ti devo rispondere a questa domanda, in certi anni ti potevo dire tranquillamente mi sento tra i primi 10, no? Perché ho fatto delle annate belle. E altri anni ti potrei dire, guarda Giorgio, non mi sento neanche tra i primi 20, hai capito? Quindi vado molto, la mia attività si basa molto su annate magari più o meno belle, capito? Non ho mai avuto la costanza di tanti giocatori bravi, tipo come Di Nicola, Formicone, Savoretti, ma ti potrei fare tantissimi nomi. Loro sono giocatori che della loro costanza hanno fatto, penso, il loro marchio, diciamo. Quello che purtroppo mi è venuto un po' a mancare a me. Alex, ne cederti volentieri la parola, però voglio sottolineare un fatto. Almeno nelle ultime due stagioni, negli ultimi due campionati che ho seguito un po' più da vicino, mi sembra che però questa discreta costanza in campionato Miloro ce l'abbia avuta con il Villaggio di Villafranca. Non so se sia così come ti dico, Alex. Sì, diciamo che da quanto ho potuto notare io, forse è leggermente calato sulle diciamo due set a coppie, però per quanto mi riguarda la Tarna mi sembra che il suo compito lo stia facendo alla grande, si parla in questo momento, poi sicuramente non mi smentirai, Gaetano. No, è vero, Alex. Forse sai cos'è, sia l'anno scorso che quest'anno, nel primo tempo riesco ad avere una resa migliore, poi nel secondo tempo un po' dovuto anche a un calo fisico, mettici non lo so, un po' dovuto anche alla tensione magari degli ultimi set, qualcosina è venuto a mancare, è vero, però diciamo che tra virgolette il mio più o meno sono sempre riuscito a farlo, dai, non ho avuto, diciamo, dei crolli e neanche degli incontri eccellenti. Ho ottenuto sempre una media discreta, diciamo così. Sperando di migliorare, ovviamente, perché bisogna anche migliorare. Sicuramente la media è buona e sicuramente sono convinto, Gaetano, che riuscirai a migliorarti sempre di più. E ti volevo fare un paio di curiosità, volevo chiederti un paio di curiosità. Sì. Intanto, come sta andando questa tua stagione per la prima volta da capitano con la Vigaso Villafranca? Insomma, facci un po' il punto della situazione. Allora, diciamo, Alex, siamo partiti un po' in sordina, no? Comunque c'è da dire che rispetto alla stagione scorsa, 3/5 della squadra è stata cambiata. Quindi, per quanto sia, anche se ci conosciamo, no? Perché con Andrea, Federico, Marco, loro sono di Fano, quindi ci conosciamo, però un conto è conoscersi, un conto è giocare insieme a bocce in una squadra, comunque
devi cercare di creare un'amalgama tra di noi, che piano piano, secondo me, stiamo iniziando a fare. Quindi il campionato è lungo, siamo partiti un po' in sordina, però il campionato quest'anno è lungo, quindi ti dà anche modo di recuperare se non si parte benissimo, ecco. E quindi noi siamo consapevoli di essere un bel gruppo, di poter dire la nostra, e probabilmente tutti dobbiamo cercare di giocare meglio, e poi ovviamente ci vuole anche sempre quel pizzico di fortuna, Alex, perché vincere o perdere un incontro a volte si parla di dettagli. Sono d'accordo, insomma, con la tua opinione. Non so se Giorgio Macellari sa che tu hai, diciamo, un amore un po' incondizionato, sì, ovvero beh, per una piccola mascotte che la porti sempre, sì, con te. Ce la vuoi far vedere questa tua mascotte, Gaetano? Ecco qui. Ecco qui la mascotte. La mascotte di Gaetano Miloro, grazie di avercela mostrata, e, ecco, ed ora ripassiamo la parola. Ripassiamo la parola a Giorgio. Ok. Bene, allora, dopo aver visto la mascotte di Gaetano, senti, voglio solo chiederti questo. Tu sei passato attraverso alcune società, che sono state appunto la Ripanti, come hai detto, e poi sei stato a Montegridolfo e a Colbordolo. Che cosa ti hanno lasciato queste esperienze? Mi hanno lasciato tutte esperienze importanti, sia la Ripanti Boce, anche se è stato solo un anno. Colbordolo sono stato 3 anni, Giorgio, però non 3 anni consecutivi. E poi l'esperienza più grande me l'ha lasciata a Montegridolfo, perché è la mia seconda casa. E ho trascorso 14 anni di attività boccistica, e penso che le vittorie più belle sono state tutte in quella società lì, la società di Montegridolfo. Senti Gaetano, tu, se non ricordo male, nel 2006 hai vinto un europeo a Stoccarda con la maglia azzurra della nazionale. Ci pensi ogni tanto alla nazionale? No, ultimamente, devo dire la verità, Giorgio, no. Anche perché pensare alla nazionale vuol dire giocare tanto, avere prefissarsi degli obiettivi, cosa che negli ultimi anni non me li sono più prefissati, nel senso che mi impegno tanto per il campionato, le gare faccio magari quelle più vicino a casa, cerco di non girare tantissimo, e poi penso che ci sono tanti giocatori prima di me che si meritano la nazionale in questo momento. Quindi non è un mio pensiero. Sì. Onestamente. Ascolta, voglio fare anche a te la domanda che faccio spesso ai nostri ospiti, lasciando da parte naturalmente i tuoi compagni di squadra attuali. Se domani tu dovessi giocare una importante gara a coppie, con chi giocheresti? Allora, giocherei sicuramente con l'Uraghi Paolo. L'Uraghi Paolo perché lo ritengo uno tra i puntisti più forti d'Italia, se non il più forte in assoluto. E soprattutto perché mi dà l'impressione di far comunque rendere al massimo anche il compagno, e non è una cosa da sottovalutare comunque, perché si può essere dei bravi giocatori, ma se non riesci a far rendere al massimo il tuo compagno, comunque alla fine puoi giocare anche con il più bravo, ma se tu non rendi, di strada ne fai ben poca. Quindi passeresti da un professore di educazione fisica al professor del punto. Sì, sì, ecco. Comunque mi riparerebbe sempre un professore, ecco. È vero. Va bene, a te la parola, Alex. Grazie a Gaetano di essere stato qui in nostra compagnia. Complimenti ancora per la tua carriera. Sicuramente avremo occasione di vederci in quel di Vigaseo prossimamente. E grazie, insomma, di essere stato qui con noi. Ma grazie a te, Alex. Grazie a te, Giorgio. Ripeto, è stato un piacere per me essere qui con voi stasera. Grazie a Giorgio Macellari, sempre puntualissimo qui in nostra compagnia tutti i giovedì in questo speciale Boccia Appunto. Grazie a voi, Alex. E grazie a voi pubblico di Aveglia che ci seguite numeroso. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube Aveglia HD per rimanere sempre aggiornati con le nostre dirette live. L'appuntamento va al prossimo giovedì con un altro speciale Boccia Appunto. Per questa serata è tutto, buone bocce e buona serata. Ciao!
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone l'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.